Indubbiamente è un bilancio emozionante, al di là insomma, dell'emergenza che abbiamo vissuto, che ci ha costretto a tirare un po' i remi in barca per un periodo. Ma il Museo del Sassofono di Fiumicino è veramente qualcosa che ci sta riempiendo di gioia. Quello che pensavamo fosse un punto di arrivo si è trasformato probabilmente in un punto di partenza. Le attività, i concerti ci stanno gratificando moltissimo. Questa sera abbiamo festeggiato e l'anniversario della costruzione di questo museo, ma anche il 31esimo anniversario della fondazione del Centro Studi Musicali, un'associazione che mi pregio di presiedere da molti anni, che sul territorio da tantissimo ha sempre perseverato in una ricerca del bello, della cultura, della felicità, che è l'emozione principale che la musica in principal modo i musicisti intendono trasmettere al pubblico. Il museo, ripeto, è una location unica al mondo, viene ospitata la più grande e importante collezione del mondo e organizziamo nel corso del prossimo ottobre, da ottobre fino all'anno prossimo, organizziamo dei concerti lezione per i ragazzi delle scuole, dei concerti, intanto che sarà possibile farlo all'esterno, con grande riscontro di pubblico e tutta una serie di attività di masterclass e di coinvolgimento della cittadinanza di Fiumicino in questa location.